forzato? Buona partita, non ha inciso sul risultato. Così Pierpaolo Marino, direttore generale del Napoli. L'arbitro, a un certo punto, mi è sembrato avesse preso di mira qualcuno dei nostri. Alcune decisioni mi hanno lasciato perplesso. Così l'altro Marino, Pasquale, allenatore dell'Udinese. Che non si spiega perché, regolamento alla mano, al napoletano Vitale già ammonito non venga mostrato il secondo giallo al 23° del primo tempo per questo fallo su Sanchez. Perché al napoletano Santa Croce già ammonito non venga sventolato il cartellino numero 2 quando qui al 21° della ripresa, disinteressandosi del pallone, stoppa così Sanchez. Perché Pepe si debba beccare l'ammonizione giustissima ma evitabilissima se solo pochi secondi prima Orsato avesse fischiato un fallo in suo favore. Orsato che fa il pilato anche qui a 2 minuti e mezzo dal tutti a casa. Contatto in aria Rinaldo Sanchez, delle due l'una, o è rigore o il cileno meriterebbe il giallo per simulazione. Invece niente, si va avanti a giocare. Gioca più il Napoli dell'Udinese, il Napoli senza i big, senza l'estro di Lavezzi, la geometria euclidea di Amsic, i polmoni di Maggio e la grinta di Cannavaro. Insomma, ecco il Napoli del turnover, quello che mostra la sua anima più operaia, impersonificata dalla diga di centrocampo Blasi, Pazienza, Gargano, Montervino e Vitale, qui al 14° vicino al gol. Impersonificata dal muro difensivo Aronica, Santa Croce e Rinaldo. Un muro che si distrae una volta sola, a minuto 19, e per poco Di Natale non fa gol. E questo l'unico acuto del fuoriclasse bianconero debilitato dall'influenza. Se Rea voleva conferme per capire se anche il Napoli operaio può valere il Napoli dei big, eccole. Vitale a un attimo dalla fine del primo tempo, Blasi, palo qui dopo 32 secondi della ripresa. E Denis fanno dire a Rea ok, sì, il Napoli c'è. Napoli che trema solo nell'ultimo quarto d'ora quando Santa Croce vede Sila Rosso qui, il secondo in due partite. Quando l'Udinese con l'uomo in più si scrolla di dosso apatia e frustrazioni offensive, fa quasi gol con la traversa di Hiller, con la girata di Tissone. Niente da fare, Udinese-Napoli 0-0 e il Napoli anche senza i big c'è e tra Europa e Italia è ancora imbattuto.